Eccomi qua, sono Donatella Bartolomei e sto facendo questo ciclo di video che riguardano una serie di corsi da me proposti. Oggi ho fatto un video che riguarda i corsi di teatro per adulti, i corsi di canto e di sperimentazione vocale, è un secondo video, e adesso faccio questo video che riguarda i corsi di dizione e tecnica vocale del parlato. Allora, mi concentrerò maggiormente sulla dizione che non sulla tecnica vocale del parlato, perché allora, in realtà queste sono due materie che sarebbe preferibile affrontare separatamente per fare un lavoro fatto bene. Però, siccome la tecnica vocale del parlato non è molto molto richiesta, la metto qua dentro insieme alla dizione, non che la dizione abbia, come dire, la fila fuori, ecco, purtroppo i nostri giorni, però è sicuramente una materia più nota. Comunque le metto insieme, possono essere affrontate in un corso unico o separatamente, secondo me è meglio, però a scelta le opzioni possono essere varie. La dizione della lingua italiana è un argomento assai spinoso perché ai giorni nostri, per dirla francamente, non è una delle materie che interessa maggiormente, ma proprio perché è una materia che fondamentalmente, non dico che sia decaduta, ma non è, come dire, non, è molto meno utilizzata e favorita, un po' in tutti gli ambiti. Una volta non solo l'attore doveva avere una perfetta dizione della lingua italiana, ma anche il presentatore, persino la signorina buonasera, le signorine che annunciatrici, eccetera, eccetera, insomma, il cantante e compagnia bella. Oggi non dico che non ce l'abbia più nessuno, però la moda attuale predilige le parlate locali a oltranza in qualsiasi caso, e quindi l'uso della dizione della lingua italiana si è nettamente ristretto. Ma siccome io sono un amante della cultura e delle cose che secondo me, ma non solo secondo me, però vabbè, io parlo di me, non voglio insegnare a stare al mondo agli altri, quindi dico secondo me, premetto sempre per rispetto verso le idee altrui, secondo me l'addizione è una cosa che ha una sua importanza, non solo per gli attori, non solo per i cantanti, non solo per chi parla in pubblico, ma per chiunque. E quindi io sono una amante e una che continua a divulgare il concetto di dizione della lingua italiana. Spesso si fa confusione, tante persone non capiscono esattamente quando si parla di dizione di cosa si tratti. Alcuni pensano che riguardi il correggere semplicemente difetti, che riguardi specifica, in modo specifico il correggere i difetti di pronuncia. Chi crede che riguardi invece proprio la tecnica vocale, chi crede che riguardi addirittura la grammatica, ne ho sentite di ogni. No, la dizione della lingua italiana è quel parlato, diciamo, di una lingua italiana ufficiale, ok, che non parla nessuno in realtà in modo naturale del tutto, perché siamo tutti influenzati dalle parlate regionali, provinciali, dal luogo dove viviamo, eccetera, eccetera. Però esiste una dizione, cioè come si pronuncia l'italiano in modo ufficiale. Un esempio è, per esempio, insomma, se uno guarda dei film doppiati, dico doppiati perché i film italiani possono anche essere parlati con le parlate locali, se uno guarda dei film, dei telefilm doppiati, salvo incapacità e errori del doppiatore, in teoria dovrebbero essere sempre pronunciati nella dizione perfetta. E ci sono persone, e mi sono accorta di questo, e mi sembra una cosa veramente molto strana, eppur succede, ci sono persone che non si accorgono neanche, non si sono mai accorte che se ascoltano un film doppiato non parla milanesotto, non parla con l'accento sardo e non parla con l'accento napoletano, ma parla, cioè, dice perché e non dice perché, dice uomo e non dice uomo, dice cielo e non dice cielo, dice. Che ne so, sto pensando a un'altra, vabbè, eccetera, eccetera. Insomma, adesso è inutile che vado a cercare altri esempi di altre pronunce. Ci siamo capiti.
I corsi di dizione, secondo me, poi hanno fatti come li propongo io, poi ognuno ha il suo modo di lavorare, io parlo sempre di me, hanno in realtà qualcosa di molto interessante, qualcosa di molto più interessante di ciò che si possa pensare. Ovvero, non, se noi studiamo bene la dizione della lingua italiana, noi ci accorgiamo di quanto spesso siamo parlati, di quanto parliamo senza attenzione, senza presenza, e invece iniziamo a imparare a parlare con attenzione anche alla forma di quello che stiamo dicendo, che spesso si abbraccia al contenuto. Ecco, questo è un aspetto a cui molti spesso non pensano. Sottolineo che lo studio della dizione della lingua italiana non è uno studio di 3 giorni. È uno studio lungo, lungo, perché non si fa tutto in una volta. Addirittura io che vorrei scrivere un mio manuale di dizione, mi era venuta l'idea di scrivere dei manuali per regioni, ovvero partendo da quelle specifiche di cui ho più conoscenza. Cioè io, pur essendo nata a Firenze, io quasi tutta la mia vita l'ho vissuta fino ad oggi in Lombardia. Ok, quindi ho molta percezione di quella che parlata, le parlate, diciamo più o meno lombardi. Ecco, per esempio, un corso di dizione per lombardi parte da certe regole che sono completamente diverse da quello che potrebbe essere un corso di dizione per persone della regione Sicilia. Poi da provincia a provincia addirittura cambiano le cose, però siccome non si può fare la dizione per la provincia di Milano, per la provincia di Varese, per la provincia di Como, ecco, se no uno verrebbero fuori 1200 libri e non avrebbe proprio un senso. Andando però da regioni, partendo dalle regioni, è chiaro che comunque ci sarebbe un'attenzione maggiore su quella che è la necessità del da dove parto. Ancor più preciso è lo studio singolo, perché lo studio individuale con l'insegnante, è chiaro che io sto attenta alla parlata di quella persona lì. Ok? Che magari, pur essendo, che ne so, milanese da 1000 generazioni, ha una caratteristica che non è uguale a tutti i milanesi, quindi si sta più attenti a quella che è lo specifico di quella persona. È un percorso, ripeto, lungo, perché bisogna andare per piccoli passi. Ora non entro nel dettaglio, eccetera. Poi chi è interessato mi può contattare, come sto dicendo in tutti i video. Infatti, insieme a accompagnato questo video c'è sempre il link del mio sito, che ad oggi, 18 agosto 2024, non è del tutto completo, però presto lo sarà, ma c'è soprattutto il mio numero di telefono e la mia mail per potermi contattare per ricevere maggiori informazioni e dettagli. Quindi stavo dicendo, si parte da l'urgenza, si parte dalla necessità, ok? Si parte da quello che è più disturbante in quella parlata, più disturbante nel senso, senza togliere dignità agli accenti locali, ma se uno vuole parlare anche l'italiano, diciamo così, pulito, se uno dice continuamente, che ne so, la cosa, non lo so, l'uomo, piuttosto che è uno sfascello, ecco, insomma, vogliamo correggere queste cose, bisogna iniziare a correggerle dalla necessità di quella persona che ha quella parlata con quelle caratteristiche. Quindi si parte da piccole regole, perché il nostro cervello è abituato a seconda dell'età della persona, 20 anni, 40 anni, 60 anni e via dicendo, a dire perché. E quindi prima che si accorgerà, prima che elaborerà che invece è perché, non sarà così immediato. Per qualcuno lo è di più. Ci sono persone molto veloci in questo, ci sono persone estremamente lente. Al di là di quanto studiano e al di là della parità di studio, ci sono persone che hanno un orecchio musicale molto allenato, anche a livello spontaneo, non per forza sono musicisti. E a volte hanno problemi, e mi è capitato di conoscere invece musicisti che hanno problemi in questo senso, quindi non è detto, ma persone molto veloci che apprendono molto in fretta, persone molto lente che ci mettono un sacco di tempo, quello è soggettivo.
E non è un problema, nel senso che ognuno giustamente ha le sue caratteristiche e ci si adeguerà alle caratteristiche della persona. Ma uno dice, ma a me, di studiare dizione, chi me lo fa fare? Ecco, ripeto, è una necessità importante per chi fa teatro, per esempio, perché poi sceglierà in base, si sceglierà in base al lavoro che sta svolgendo, così come nella vita di tutti i giorni, quando uno avrà acquisito, avrà un buon uso della dizione, deciderà, potrà scegliere se parlare in dizione oppure no. Però questo accade dopo un bel po'. Quindi sicuramente chi fa teatro, sicuramente chi studia canto, canta, ma anche chi non fa nulla di tutto questo è un grande esercizio sia a livello culturale, di conoscenza della lingua italiana, non meno importante della grammatica. Altra cosa che sta passando un po' di moda, purtroppo, ecco, cerchiamo di non farla passare di moda, ma non solo. Dicevo, è un esercizio in realtà che nasconde dietro di sé un grande lavoro su di sé. E uno dirà, ma come? Perché studiare perché invece che perché? Bene invece che bene? È un lavoro su di me. Perché nel momento in cui studiamo dizione ci accorgiamo, quando cerchiamo di parlarla e non solo di leggerla, che prestare l'attenzione ai significati e al discorso spesso ci distoglie completamente da come stiamo dicendo le parole. Ed è un grande lavoro di autocoscienza, mi viene da dire. Non sto esagerando, cioè ve lo assicuro. L'approccio che io ho in tutti i corsi che propongo, da quelli più particolari, sperimentali, a quelli più tradizionali, come può essere un corso di dizione della lingua italiana, io li affronto come lavoro su di sé, ma perché lo sono veramente, cioè non me lo sto inventando io. Quindi nel momento in cui una persona vuole imparare a conoscere e parlare la dizione della lingua italiana con me, sappia che farà un lavoro sicuramente interessante, interessante per chi ha voglia di mettersi in gioco ancora una volta, per chi ha voglia di scoprire cose nuove, per chi ha voglia di mettersi alla prova, per chi ha voglia di potersi trasformare ed esercitare nel parlato, per chi ha voglia di conoscere la musicalità della parola. Perché dizione è anche questo, non è solo fine a se stesso dire bene e non dire bene. La musicalità è diversa, la cosiddetta cantilena che una persona ha nel suo parlato impara a superarla e a scoprire la musicalità della parola attraverso anche la frase poetica, attraverso la frase, come dire, quasi cantata, non so come spiegare, poi facendo gli esercizi ci si accorge. Quindi è un bel lavoro sulla parola, ma anche sulla musicalità e la bellezza della parola, sulla bellezza di come pronunciare la parola, di come gustare la parola. E la parola ha dentro di sé un mondo, perché noi creiamo il mondo nominando le cose, prima ancora pensandole, ma il pensiero e la parola sono tra loro estremamente collegati e connessi. Quindi questo è per dire come affronto io la cosa. Poi è chiaro che se volete informazioni sul metodo didattico, su altre cose, su come affrontare i corsi, dove, come, eccetera, sono a disposizione. E ora due parole sulla tecnica vocale, che non è da meno, ma è un altro argomento. Molto spesso anche i testi della dizione affrontano insieme dizione e un po' di tecnica vocale. Si può fare, lo faccio anch'io tante volte nei corsi, però sarebbe preferibile che fossero due corsi distinti, perché sono due argomenti distinti. La tecnica vocale del parlato, ho fatto un video oggi precedentemente sul canto, quindi sulla tecnica vocale del cantato. La tecnica vocale del parlato è una serie di continui nel tempo esercizi proprio per gestire al meglio la propria voce nel parlato. Gli esercizi sono molto simili inizialmente a quelli del cantato, anche se si lavora su un'estensione nettamente minore. Ecco, il cantante lavora sull'aumento della propria estensione vocale, chi lavora sulla tecnica vocale del parlato non ha necessità di fare un lavoro così complesso.
però è sempre un lavoro di, in realtà questo, di ginnastica, di conoscere il proprio corpo, di lavorare sul respiro, di lavorare sull'uso del diaframma, di esercitare questa vocalità, magari non esercitata per tutta la vita o esercitata male, di conoscere nuove possibilità espressive e poi la tecnica vocale si può andare a unire all'addizione proprio perché è fatta di musicalità della parola, ma questa musicalità arriva attraverso la propria voce e la voce se è ben gestita e si sa utilizzare nel parlato, eccola che si va a bene ad unire all'addizione. La tecnica vocale del parlato sicuramente interessa a chi fa teatro e come, però interessa anche a persone che non fanno niente di tutto questo. Ecco, però voglio specificare una cosa, sia l'addizione che la tecnica vocale non sono di supporto a chi ha gravi problemi e vocali e di pronuncia. Cioè, non sono materie curative di qualcosa di molto problematico. Sono materie che vanno ad accrescere le nostre capacità. Faccio un esempio: se uno ha dei grossi problemi, che ne so, ha degli altri problemi, non degli altri, ha delle problematiche proprio sull'uso della parola, può darsi che abbia bisogno di un logopedista, può darsi che abbia bisogno di un altro professionista. Non è lo studio dell'addizione in sé che glielo va a superare. L'addizione ti può anche aiutare a toglierti, che ne so, la ie, cioè voglio, aglio, quelle cose lì si superano anche con degli esercizi. E come? Però una persona che, non so, è balbuziente e non lo risolve a fare addizione. No, lo dico, uno dice, vabbè, lo so, sono cose che dovrebbero essere risapute. Lo so, però siccome mi sono capitate persone che dovevano fare addizione per risolvere cose che io non sono quel tipo di professionista, lo specifico, così come la tecnica vocale, se uno ha dei problemi alla voce, ma dei problemi proprio fisici, non li risolve con la tecnica vocale. La tecnica vocale può essere di supporto ad altre soluzioni curative. Questo lo dico per onestà, diciamo, in tutto questo. Quindi, allora, i corsi di dizione sicuramente si possono fare anche online. Allora, in presenza, dizione, tecnica vocale. Io al momento mi rivolgo alle zone di strappato, la provincia di Milano, la provincia di Varese, la provincia di Novara. Chi vive in queste zone mi può contattare per come e dove possiamo fare questo corso per dizione e tecnica vocale. Ma per quanto riguarda la dizione, propongo anche i corsi online, perché una delle poche materie che io propongo, che posso, cioè delle tante materie che io propongo, è una delle poche che può essere anche fatta attraverso un corso online, assolutamente. Meno la tecnica vocale, perché la tecnica vocale, come la tecnica vocale del cantato, anche la tecnica vocale del parlato, richiederebbe maggiormente e meglio, preferibilmente, un incontro di persona. Però in un corso online di dizione si possono anche dare delle basi di tecnica vocale del parlato, quello sicuramente sì. Quindi anche una persona che fosse a Canicattì o a Bolzano in questo momento mi può contattare per un corso di dizione online. Comunque sia, contattatemi, scrivetemi, così che io possa fornirvi tutte le informazioni necessarie. Qui mi fermo, non vado oltre, ripeto, la bellezza della dizione è qualcosa che si coglie nel momento in cui si ama la musicalità della voce, e scusatemi, la musicalità della parola oltre che della voce. È qualcosa che va colto, che va sentito. Se no, purtroppo ad oggi pochissime persone hanno in realtà questo desiderio, questa necessità. Ma io mi rivolgo a coloro i quali, come me, amano queste materie e vi assicuro che io ho un metodo di insegnamento su queste materie assolutamente piacevole, anche un po' salottiero e divertente. Per quanto lo dico, bisogna esercitarsi tutti i santi giorni, cioè comunque c'è da fare uno studio a casa. Chi studia dizione fa un seminario, a me è capitata gente che lo ha fatto, è venuta da me, ha fatto un seminario anche di 6 ore e poi pensava solo a dizione, ma anche no, cioè a parte che si fa il primo pezzettino in una giornata, ma bisogna esercitarsi tutti i giorni perché il cervello deve poter registrare quel cambiamento che noi gli stiamo
proponendo. E quindi lo dico, se non c'è poi uno studio a casa quotidiano, cioè non uno studio a casa, uno legge dei libri, ma un utilizzo delle nuove regole anche nel parlato quotidiano tutti i giorni, il cervello non registra quelle cose. E se vogliamo pronunciare bene le regole di dizione che studiamo, devono essere fluide. Non possono essere dette solo quel giorno, a quell'ora, perché sennò risulta finto. È terribile. Invece deve risultare autentico. Sono disponibile comunque per tutte le ulteriori informazioni. Grazie.